Ancora un weekend da dimenticare in Piazza della Badia, trasformata dall'ormai consueta Malamovida, ed i residenti sono così sempre più esasperati. Da via Saffi a via del Saracino, passando per via Cavour, urla, schiamazzi e degrado fino a tardanotte. Insomma, il solito copione che ciclicamente si ripete e che è andato in scena anche questo fine settimana, nonostante i controlli delle forze dell'ordine e il rinforzato piano anti-Covid concordato con la prefettura di Arezzo. I controlli si sono iniziati da sabato pomeriggio nelle zone, diciamo, in cui i giovani vanno, ricercano più di ritrovarsi, che sono sotto i portici, Corso Italia, per poi spostarsi nella sera in Piazza San Francesco e nella zona di Piazza Lavadia, via Pecori, via Saffi. Quindi noi si è cercato di soprattutto prevenire, cercando di far sì che questi giovani allentassero e portassero le mascherine. Però devo purtroppo ammettere che i risultati non sono quelli sperati. Quindi, a prescindere dalle sanzioni che sono state elevate ai giovani e dal fatto che ne sono circa stati identificati circa 200 tra sabato pomeriggio e la sera, c'è stato, diciamo, anche un fatto spiacevole di, al momento di un richiamo a portare le mascherine nei confronti di un minorenne, e questo preso dall'alterazione che aveva, ha aggredito un mio ispettore. Per il ragazzo è scattata la denuncia per oltraggio e resistenza pubblico ufficiale. L'agente invece ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. 3 infine giovani che sono stati sanzionati perché non usavano la mascherina. Portate le mascherine, lavatevi le mani prima di ogni situazione particolare e mantenete soprattutto la distanza tra voi, cioè mantenete una distanza tale in cui non ci sia possibilità di prendersi questo maledetto virus. Nel programma della polizia locale è quello di continuare a intervenire sia preventivamente sia repressivamente in queste zone.